Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, benvenuti. Ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti. Hola Davide. Hola Laura, benvenuti cari amici. Benvenuti per essere qua nuovamente con noi in questo canale che si chiama Davide Calte TV, che voi conoscete benissimo perché siete molti, molte persone di casa, e quindi benvenuti cari amici russi. Previet assieme a tutti voi cari amici. Oggi siamo qua nuovamente per andare a portare nuovamente una canzone di un artista molto conosciuta che abbiamo già fatto e ci ha fatto tanto emozionare, fra l'altro. Laura, fantastica, Davide. Di chi parliamo, Laura? Stiamo parlando ni più ni meno di Ekaterina Shelaova. Shelaova, esatto, sì. Proprio lei, con la canzone All'alba. E che dire, lei già ci ha molto emozionati. Parliamo di Ekaterina Shelaova, che abbiamo fatto con Beyond the Quiet River. Quindi, se ricordate, qualche mese fa avevamo già fatto questa fantastica artista e cantante di 28 anni, quindi ha tutta una grandissima carriera. E poi una particolarità: questa cantante ha una voce, diciamo, angelica. Lo sai quelle voci, Laura, che già lo sai perché l'hai sentita, quelle voci che veramente ti lasciano, ti ripuliscono il cuore, ti entrano dentro con la loro voce, così da uccelli, io direi, segui quel canto di uccelli che si sente il mattino all'alba. Abbiamo anche qui il testo, che dopo lo andremo a analizzare, lo vedremo insieme e dopo la reazione. Laura, che dire, sei emozionata? Emozionatissima, Davide, ogni volta che sappiamo che stiamo andando nella Russia è un onore per noi, è bellissimo. È un onore vedervi sempre scrivere e, insomma, e farci tanti complimenti. Quindi noi siamo onorati di venire in Russia e nel nostro canale cercheremo sempre di più di portare la vostra musica russa in tutto il mondo, perché abbiamo avuto anche tanti e tanti complimenti da tante nazioni che ringraziano di aver fatto ascoltare per la prima volta tanti artisti che noi andiamo a proporre. Sì. E quindi adesso noi andiamo a reagire. Venite con noi, cari andiamo. Amici. Полна, полна вам прошедшее мне напоминать.
Bravo. Bravo. Io forse veramente devo domandare a mio padre, a mia madre, se ho un po' di origine russa, perché è veramente emozionante ascoltare questi fantastici artisti, quanto sono bravi e quanto realmente entrano dentro il cuore le canzoni della Russia. Le canzoni russe veramente ci hanno aperto veramente un nuovo modo di vedere le canzoni, diverse dalle altre, a volte similare anche un po' a quelle italiane, ma questa voce idilliaca, questa voce fantastica che ci porta veramente alla naturalezza, un video creato apposta per vedere quanto è bello il mondo, amo, quanto è bello vedere tutto questo, vedere l'alba, vedere i raggi del sole, vedere la natura, gli alberi, insieme si mescolavano con questa voce eterna, con questa voce che veramente chiudendo gli occhi, a parte la tranquillità che ti dava, ma ti faceva sentire quasi in paradiso, come se fossi in paradiso, come se ci distaccassimo dal nostro corpo, e veramente io ho sentito i brividi dentro, ho sentito veramente una pace dentro e un rilassamento totale, Laura. Davide, nostra Ekaterina è un'artista con un, per me, no? Con mia umile opinione, credo che lei sia un'artista con un'anima molto vecchia, un'anima molto vissuta, ma bella, bella, di una dolcezza che ti fa sentire completamente così piccolo piccolo e ti accola con questa melodiosa voce e ti porta come se lei fosse una dea, che ti porta così bella, bella e fantastica. Io mi sono completamente andata nella mia più bella preghiera della pace, della tranquillità, di un'aria pulita, come tutto, come il video che ha fatto vedere un video, era completamente il complemento più perfetto di una voce come la di lei, di un testo così bello, fantastico, del nostro pensiero di ogni giorno, portarlo qua. Oggi, nell'inizio della settimana, a portarle questa tranquillità e questa voce che ti sta dicendo tante cose belle, Davide. Sì, infatti è proprio lì voglio arrivare, cara Laura, nel piccolo passaggio, no? del testo della canzone che cantava. Il mio dovere è pregare il nostro Signore finché la luce del mattino non cancellerà la notte. Benvenuto sole ardente, Messia, benedici il mondo con il tuo tocco santo. Hai visto? Cioè, parliamo di parole veramente dettate di pace, serenità per i nostri popoli, la pace che deve arrivare, la pace, la serenità che deve arrivare nei cuori di tutti noi. Perché a volte ci sono delle guerre interiori dentro di noi, magari per quello che succede, ma perché per tante cose che sentiamo. Bene, queste sono canzoni d'amore, queste sono canzoni bibliche, possiamo dire, canzoni che
veramente allontanano il male, allontanano ogni cosa brutta e ci danno pace nel nostro cuore, perché siamo tutti fratelli in questa terra e tutti dobbiamo amarci come noi amiamo voi, dovete amarvi tutti. E questo non è una cosa detta così, perché realmente la vita è molto breve e dobbiamo prendere esempio da questa cantante che canta vicino alla natura, che noi stiamo distruggendo, nel senso l'uomo la sta distruggendo con tutto quello che c'è, invece è la cosa più bella e preziosa che abbiamo. E io veramente non so che altro dire per andare a veramente a complimentarmi con voi e per gli artisti fantastici che avete. Lei è un'altra che rimarrà nel nostro canale, rimarrà nei nostri cuori, perché ci dona pace e serenità. Quindi, cari amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché ricordo anche che voi guardate me, che sono Davide, sono italiano, ma anche Laura che è colombiana, quindi dove troverete dei reazionisti di due continenti diversi uniti, ma uniti nell'amore della musica, e con questo stiamo crescendo tanto e vi ringraziamo anche voi. Quindi, cari amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e la campanella delle notifiche, quella campanella che tu fai così, esatto. Commentate come fate voi e mi raccomando, se potete donate anche con Donation Alert per supportare il canale e aiutarci anche a noi per andare avanti. Perché come sapete, insomma, i nostri video sono tutti bloccati dal copyright, insomma è difficile. Quindi grazie per essere ancora qui con noi, grazie per venire in tanti a salutarci. Ci vedremo presto, Laura. Grazie, Davide. Grazie anche a te, ci vedremo presto con una prossima reazione. Grazie ciao a tutti. Ciao.